Il giorno dello sciopero. In molte piazze italiane, così anche in piazza Cavour, bandiere rosse e cartelloni di protesta hanno fatto da cornice alla giornata di astensione lavorativa indetta dalla CGIL. Una protesta, come noto, contro la manovra finanziaria e molti dei suoi articoli ritenuti iniqui. Una giornata a cui partecipano tutti coloro che, secondo la CGIL di Agrigento, credono che un'altra manovra sia possibile. Con questo sciopero noi vogliamo che il governo decida di far pagare chi non ha mai pagato, chi ne paga meno rispetto a quanto può, e non invece far pagare i soliti noti, dipendenti e pensionati. C'è la necessità di guardare soprattutto all'area dell'evasione. C'è bisogno di recuperare per esempio i 6 miliardi che mancano dal condono del 2003. C'è bisogno di recuperare i 60 miliardi che mancano dallo scudo fiscale offerto e di cui ne sono rientrati semplicemente 35. Ebbene, crediamo che davvero un'altra manovra sia possibile. Sostanzialmente una manovra che investa nel lavoro, che guardi alla crescita del livello occupazionale del territorio, soprattutto nel mezzogiorno, quella voluta dal popolo rosso. Sotto accusa in questa finanziaria, già in scadenza dopodomani per la CGIL, anche l'articolo 8 che prevederebbe la possibilità di licenziare d'intesa con i sindacati senza l'obbligo della giusta causa. Troppo allarmismo per CISL e UIL, un attacco senza precedenti all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori secondo la CGIL. Basta che organizzazioni sindacali di comodo dicano di sì e allora è possibile poter licenziare senza che questo abbia rubato o abbia commesso una colpa grave. Basta dire che c'è un esubero di personale, basta dire che non serve, basta dire che non è stato ubbidiente. Al fianco del sindacato questa mattina anche rappresentanti del mondo della politica e diversi lavoratori. Il governo Berlusconi ormai è alle corde, sta dimostrando ancora una volta di prendere dei provvedimenti con questa finanziaria che pure è necessaria, ma per far pagare la crisi sembra i soliti noti, sarebbe a dire coloro che hanno meno e non ha nessuna intenzione di colpire la grande finanza, i grandi capitali, i grandi immobili. E quindi è necessario venire in piazza, se non è indispensabile. La vera lotta è quella di andare a trovare, a stanare chi non le ha mai pagate le tasse per far sì che tutti paghino, ma paghino un po' di meno. Siamo indignati perché non c'è uguaglianza in questo paese. Siamo indignati per pagare solo i cittadini le tasse e il Vaticano non viene mai toccato. Il Vaticano che non paga l'ICI, il Vaticano che non paga tasse. I veri evasori sono loro.